Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Martina e oggi ti parlo di 5 libri brevi e leggeri da portare in vacanza. Siamo ormai ufficialmente entrati nell'estate, quindi è il momento di partire per le nostre vacanze, tanto sognate durante tutto l'anno. Quindi, che andiate al mare, in città, in montagna, che facciate migliaia di chilometri o che vi spostiate semplicemente per un weekend fuori porta, io vi consiglio 5 libri brevi, leggeri, da poter portare in borsa e che vi possono accompagnare nel vostro viaggio. Allora, mi sono preparata 2 romanzi. /3, poi capirete, un libro di crescita personale, una sorta di memoir e un giallo, quindi cerco un po' di accontentare tutti i gusti. So che siete curiosi, ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo con i romanzi, quindi il primo che vi suggerisco è Finché il caffè è caldo, di un autore giapponese che non nominerò per non storpiare il suo nome. Questo romanzo ha avuto molto successo, quindi probabilmente l'avete già visto, ma non so se l'avete letto. È breve, conta, vi dico quante pagine, 170 pagine circa, ed è una storia davvero accattivante. Secondo me, per la sua struttura, si adatta perfettamente al viaggio, appunto, alla vacanza. Qui si parla di questo bar, di questo caffè, appunto, dove c'è un tavolino un po' speciale. Sedendosi a quel tavolino e ordinando un caffè, è possibile tornare indietro nel tempo, in un momento qualsiasi a nostra scelta, ma rivivendo qualcosa che sia avvenuto all'interno di quel caffè, quindi non è possibile tornare indietro in altri luoghi. Per quanto tempo è possibile rimanere nel passato? Finché il caffè è caldo, cioè al momento in cui il caffè si raffredda, siamo costretti a tornare nel presente. Ma la cosa davvero particolare è questa: che cosa ci dicono sempre dei viaggi nel tempo? Mi raccomando, non cambiare niente, perché qualsiasi cambiamento avrà degli effetti ovviamente sul tuo presente, che quando tornerai sarà cambiato, modificato. Beh, in questo caso è diverso, perché qualsiasi cosa venga detta o fatta nel passato non avrà alcuna ripercussione sul presente. Ma allora che senso ha andare nel passato? Beh, scopriamolo attraverso le storie dei personaggi che raccontano la loro esperienza, perché evidentemente un motivo per andare nel passato, anche se questo non provocherà cambiamenti nel presente, c'è. La storia racconta l'esperienza nel passato di alcuni personaggi, quindi questa struttura si adatta perfettamente anche al viaggio, perché potete leggere l'esperienza di un personaggio quasi come fosse una raccolta di racconti, anche se ovviamente non lo è, e poi dedicarvi alla vostra vacanza prima di avventurarsi nell'avventura del secondo personaggio. Per il secondo romanzo ho barato, perché ve ne faccio vedere 2, Mathias Malzieu, Una sirena a Parigi e La meccanica del cuore, entrambi libri veramente molto brevi. Dato che mi sono piaciuti tutti e 2, sono dello stesso autore, vi lascio entrambi in modo che possiate scegliere quello che vi ispira di più. Una sirena a Parigi, lo dice il titolo, è arrivata con una tempesta impressionante a Parigi una sirena che viene trovata dal nostro protagonista, è ferita, quindi verrà portata appunto a casa di questo signore che l'ha trovata, e forse tra i 2 nascerà qualcosa. È un'avventura veramente molto bella, tra fantasia e realtà, una favola per adulti. La stessa descrizione che io do della meccanica del cuore, perché qui il protagonista aveva un problema al cuore e una signora, per aggiustarlo, ha messo praticamente un orologio a cucù nel cuore del ragazzo protagonista. Può avere una vita normale, sì, ma c'è un'unica regola: non deve provare emozioni forti, perché questo orologio a cucù potrebbe non reggere diciamo l'emozione, ecco, dei sentimenti più forti, e tra questi c'è l'amore, vietato innamorarsi. Un libro meraviglioso, anche questa, come ho detto prima, una favola per adulti, 2 libri brevi che possono veramente arricchire la vostra vacanza. Libro di crescita personale, Mio, il senso meraviglioso della vita. In realtà qualsiasi titolo di Giuseppe Clozza, credo si pronunci, è indicato per una vacanza, perché sono quei libri di crescita personale che fanno stare bene. Lui parla molto della filosofia buddista, che cerca di applicare per l'appunto nella nostra vita quotidiana occidentale e così frenetica. Ma ho scelto questo perché è veramente un libro brevissimo, sono poco più di 100 pagine, 120 pagine circa, ed è un libro che parla
parla del potenziale enorme che abbiamo dentro, ma che ci dimentichiamo di avere. Un libro che ci aiuta a vivere la quotidianità, la nostra quotidianità che è fatta spesso di brutte notizie, di catastrofi, di pensieri, di stress, in maniera molto più leggera, proprio attingendo a questa saggezza interiore che abbiamo, che ognuno di noi ha, ma che appunto dimentichiamo di avere. Quindi piccoli spunti pratici, riflessioni, tante frasi motivazionali. Secondo me è una di quelle letture che fa stare bene da leggere anche la sera prima di dormire per avere bei sogni, per fare bei sogni. Memoir, lo posso definire così? Non saprei, in realtà di solito questi libri compaiono nella sezione romanzi, ma parlano molto dell'autrice. Sto parlando di Annie Ernaux. Qualsiasi titolo voi scegliate di questa autrice, troverete un libro breve, o perlomeno quasi sempre. Infatti anche questo è veramente piccolissimo, leggerissimo da portare, portarsi dietro, 80 pagine. Perché parlo di memoir? Perché in quasi tutti i suoi libri Annie Ernaux parla di sé. Ci sono piccoli pezzetti della sua vita che una volta che avete letto magari l'opera completa vi permettono di avere un quadro generale di ciò che ha vissuto. Qui nell'altra figlia, che è l'unico titolo che ho letto ma che mi ha conquistata, l'autrice parla della sorella che però è morta prima che lei nascesse, quindi una sorella che non ha mai conosciuto, ma una presenza costante nella sua vita, che ha sempre sentito lì alle sue spalle, anche diciamo per quello che le hanno passato i genitori, perché lei ha sempre sentito parlare di questa sorella di nascosto, diciamo, perché i genitori avevano deciso di non parlargliene mai. Quindi lei sente la presenza di questa sorella, ma sente di non poter far domande e si chiede come sarebbe stato se si fossero conosciute. Lei ha una scrittura veramente poetica, una scrittura che parla all'anima. Io pagherei per avere la sua penna, quindi se non l'avete letta, io vi consiglio caldamente di recuperare qualsiasi titolo di Annie Ernaux. E infine parliamo di thriller. Ok, ragazzi, qui lo dico un po' barato perché non è proprio brevissimo questo titolo, ma semplicemente perché nella mia libreria tutti i thriller sono in realtà dei libri abbastanza alti, quindi non troppo brevi, ecco, non proprio piccolini come quelli che vi ho fatto vedere. Ho scelto però il più breve che avevo, quindi il più piccolo e il più leggero. Sto parlando di 10 di Maureen Carteron. E un libro che è una rivisitazione di 10 piccoli indiani, quindi anche qui abbiamo un'isola, abbiamo una casa dove alcune persone diciamo attirate dall'arrivo di una troupe televisiva e da un reality che verrà girato su quest'isola vengono appunto attirate in questa casa, dove però le persone pian piano cominciano a morire. Per l'appunto vi ricorda qualcosa? È ispirato a 10 piccoli indiani in chiave moderna, quindi se avete amato quel grande classico di Agatha Christie, sicuramente amerete anche questo e sarà il vostro compagno di viaggio per avere qualche brivido in più durante la vostra vacanza. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, suggeritemi altri titoli brevi qui sotto, anche perché io quest'anno farò una bellissima vacanza, una mega vacanza, ancora non ve l'ho detto, però magari avrò bisogno di portarmi qualche libro dietro e deve essere leggero perché viaggerò tanto. Bene, quindi vi leggo nei commenti e noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!